Un benvenuto a tutti voi presenti e a chi segue da casa attraverso il canale YouTube della Comunità Pastorali e la diretta streaming. Un saluto particolare a Suor Susana, Superiore Generale delle Figlie della Croce, che ha visitato questa chiesa sui passi di Suor Maria Laura lo scorso settembre, che ci segue in collegamento dalla casa madre a La Puy in Francia. Un saluto a Suor Anna Maria, Superiora Regionale, presente lo scorso giugno alla celebrazione in memoria di Maria Laura, collegata da Roma, e a tutte le suore che sono collegate nelle varie case sparse per il mondo. A tutte loro il benvenuto a questo momento di preghiera e di riflessione dalla chiesa di San Bernardino di Villatico, la chiesa dove Teresina ricevette il battesimo il 22 agosto 1939 e gli altri sacramenti, dove maturò la propria vocazione fino a quell'invito: devi fare qualcosa di bello per gli altri. Iniziamo questo momento con il canto Canto la Gioia, durante il quale le suore presenti porteranno al fonte battesimale un cero acceso, segno del raggio di luce che la notte del 6 giugno 2000 squarciò il buio della sera e il buio del cuore delle ragazze che ricevettero il perdono per il gesto che stavano compiendo. Come Suor Maria Laura, facciamo della nostra consacrazione un vero impegno per vivere in profondità il battesimo. È questo il significato del gesto che poniamo. Noi tutti qui presenti, che abbiamo ricevuto gratuitamente questo grande dono, oggi siamo invitati a benedire il Signore perché ci ha scelti e ci ha voluto Suoi figli. Nel silenzio del nostro cuore partecipiamo anche noi a questo gesto, rinnovando il nostro impegno a prendere sul serio il nostro battesimo e ad aderire a questo Suo grande dono d'amore. Thank you.
Ci possiamo sedere? Breve pensiero. Credo che sia bello partire questa sera dal luogo del battesimo. Qualche volta, quando ricordiamo i santi, i martiri, ci viene da dire, lui, lei è speciale. Credo invece che il battesimo ci renda speciali. Dio a tutti dà qualcosa di speciale da vivere e da realizzare, non soltanto ai grandi santi, non soltanto Sor Maria Laura. Poi certo nascono figure particolari come Sor Maria Laura e tanti santi, pensiamo San Francesco. Credo che invece dobbiamo ricordare e non invidiare, ma ricordare come Dio a tutti dà questa grande opportunità. Con il battesimo tutti possiamo fare grandi cose, non noi. Dio può fare grandi cose attraverso di noi, partendo dal battesimo. Sacramento che tutti abbiamo ricevuto, Dio parte da lì. Dio parte da quel momento particolare. Tu sei mio figlio. Su di te ho un progetto speciale, particolare. Poi sarà di un tipo, di un altro. Diventerai suora, diventerai prete, diventerai mamma, diventerai papà, diventerai missionario. Dare la tua vita per gli altri. Non la darai, poco importa. Il progetto di Dio è vario, è ampio. E poi credo un'altra brevissima riflessione. Sor Maria Laura è stata uccisa di notte. Se pensiamo, ci sono due grandi eventi che Dio realizza di notte: il Natale e la Pasqua. Perché nella notte si vede la luce. Di giorno la luce non si vede. Se uno va con un lumino acceso di giorno, ma invece di notte, il lumino dà luce, anche se è piccolo. Ecco, io credo che Dio in questo modo abbia voluto dare un accento particolare. Due grandi eventi della sua vita, il Natale e Pasqua, quelli fondamentali, quelli che non possiamo certo mettere in discussione. Vivere questo momento di notte è qualcosa di grande. Potremmo dire ha un riflesso della luce di Dio. Ecco, forse anche questo fa parte del suo progetto. Del progetto di Dio che ha avuto da sempre su Suor Maria Laura. Un progetto che ha su ciascuno di noi. Portare luce. Portare un guizzo di questa luce che tante volte viene nascosto, non si vede. Ripeto, potremmo dire che bello partire un po' da questa sera, un po' di notte, dal luogo del battesimo, perché ognuno di noi possa portare luce, possa portare l'immagine di luce che Dio porta all'umanità. Recitiamo ora insieme una decina del rosario che verrà pregata da alcune amiche d'infanzia di Suor Maria Laura. In questa decina meditiamo il sì di Maria dal Vangelo di Luca. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Dagli scritti di Suor Maria Laura. Lasciati guardare da Dio come ha fatto Maria. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Un sì gioioso ogni giorno a lui che mi attira, da cui mi fido, a cui mi affido. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Continuiamo la nostra preghiera facendoci aiutare dalle parole di Papa Francesco, che ci permettono di capire meglio la vera missione che anche Suor Maria Laura ha testimoniato con la sua vita.
A chi siamo simili? Papa Francesco scrive: dobbiamo riconoscere la tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e i deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni fino a che non ci toccano direttamente. L'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo d'incontro. Papa Francesco scrive in Fratelli Tutti: ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. Nella nostra storia tutti abbiamo qualcosa dell'uomo ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza. A volte la grazia di Dio dona il coraggio di scegliere di essere simili a Cristo, essere Suoi testimoni. Ecco a chi essere simili, come accade a uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri e che non lasciano che si edifichi una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano chi è caduto, perché il bene sia comune. Dio ama ciò che è piccolo e spezzato. Quando siamo tentati di dire perduto, Dio c'è, trovato. Quando siamo tentati di dire condannato, Dio c'è, salvato. Quando siamo tentati di dire abietto, Dio dice beato. Ogni giorno, Signore, sia fatta la Tua volontà. Concludiamo questo primo momento di preghiera con il canto a Maria. Thank you.
Continuiamo e iniziamo questo secondo momento in cui sarà Suor Beniamina che ci aiuterà a riflettere sulla figura di Suor Maria Laura. Febbraio 1958. A Roma, Teresina Mainetti, con altre 10 giovani, si presenta perché vuole dare la sua vita. Le sarà offerto un abito religioso e un nome nuovo. Teresina si chiamerà Suor Maria Laura. Come mai questo nome? Maria perché quel giorno era il centenario dell'apparizione di Maria Immacolata a Lourdes e come lei anche le altre novizie, perché era il giorno dell'entrata in noviziato, anche le altre novizie prenderanno tutte come primo nome Maria. Il secondo nome Laura. Laura è il nome di una ragazza di colico, ammalata di leucemia, che Teresina, fino a quando questa ragazza ha vissuto, è andata sempre a trovare, andava con lei. Poi questa ragazza è morta. La mamma di Laura, per riconoscenza, ha sostenuto le spese che Suor Maria Laura avrebbe dovuto fare e la sua famiglia non lo permetteva, perché è andata a Parma in un istituto, in una scuola delle figlie della Croce e ha proseguito i suoi studi, le scuole medie e le magistrali. Maria Laura è quindi il suo nome e lei, per riconoscenza a questa mamma, ha voluto prendere come secondo nome Laura. Oggi quel nome, Maria Laura, ci dice un po' la sintesi della vita di Suor Maria Laura: preghiera e amore. Quel giorno il papà di Maria Laura era naturalmente a Roma per la festa e a pranzo era accanto a me, che ero con i miei parenti. A un certo punto il papà mi ha detto: Maria Laura è piccola e fragile, lei è più forte, gliela affido. Io allora l'ho ritenuto un gesto affettuoso di un papà che sarebbe partito
avrebbe lasciato una figlia minorenne. Ho accettato naturalmente, senza capirne veramente la portata. Oggi quell'offerta, quella richiesta del papà di Maria Laura per me è una vera missione. Voi sicuramente sua Maria Laura la conoscete. Sapete che è nata a Villatico, battezzata Villatico 1939, ha vissuto a Villatico fino a 18 anni, anche se spesso saliva a Tartano, che amava molto perché là trovava molti suoi parenti. Figlia della Croce, è stata insegnante in Abruzzo, Vasto, a Roma, a Parma e per due volte è tornata a Chiavenna. A Chiavenna ha dato il meglio di sé. A Chiavenna ha concluso la sua vita col martirio del 6 giugno. Tutti noi conoscevamo Suor Maria Laura, sempre sorridente, sempre dolce, sempre attenta agli altri. Tutti l'amavano e la stimavano, però nessuno di noi la conosceva profondamente. Solo quando dopo la sua morte abbiamo potuto trovare nella sua camera alcuni suoi scritti, non un diario, ma preghiere o riflessioni scritte in momenti di gioia o di dolore e alcune sue lettere che scriveva alle ragazze, solo allora abbiamo cominciato a capire in profondità Suor Maria Laura. Sarebbero diversi gli aspetti da ricordare, ma questa sera ne ricordiamo solo alcuni, qualcuno che ci aiuta a capirla in profondità. Ecco, innanzitutto era una persona gioiosa. Da dove questa gioia sempre presente? Sono felicissima soprattutto perché ogni giorno scopro l'amore di Dio per me, malgrado i miei limiti. E poi cerco di scorgerlo nel volto dei miei fratelli che incontro nella ferialità, con un'attenzione particolare ai più disagiati o in difficoltà. Nessuno ricorda Suor Maria Laura triste, agitata. A volte ci si chiede come mai era diversa da noi. Ma noi leggiamo alcuni suoi scritti e scopriamo che anche lei ha vissuto dei momenti difficili.
A volte temo i miei limiti. Ho paura delle mie insicurezze. Mi vergogno dei miei insuccessi. Mi rattristo, mi ripiego. E ancora scrive: anch'io, come Pietro, sono tentata di dire: non ti conosco. Sì, preferirei conoscerti potente, forte, subito vincitore. Invece bisogna attendere una lunga attesa, un'attesa dolorosa che sa di sconfitta, insuccesso, fallimento, derisione, rifiuto. Faccio fatica ad attendere che tu, Signore, sia vincitore e vincitore in me. Maria Laura era una di noi, ma lei sapeva reagire. Risveglia concretamente in me, Signore, nelle piccole azioni di oggi, la coscienza di essere tua. Ho creduto all'amore. Eccomi. Ecco, ho creduto all'amore, eccomi. Questa dice la sua gioia, la sua felicità, ma c'è un altro aspetto, c'è ancora un'altra fonte della sua felicità: i fratelli, gli altri, quelli che lei chiamava, lei diceva: gli altri sono il mio Gesù. D'altronde lei aveva un progetto di vita che diceva: voglio fare della mia vita qualcosa di bello per gli altri. Eccola nella scuola, negli ospedali, nelle case delle persone sole, malate, anziane. Eccola tra i giovani, anche a servizi umili per le persone che ne avevano bisogno. Talvolta anche lei, davanti a una strada dura, faticosa da percorrere, poteva fermarsi. Invece lei era sempre sollecita, anzi anche alla sua comunità diceva: impegniamoci a vivere l'accoglienza tra noi, con chi bussa, con chi telefona, con chi disturba, perché è quel Gesù che diciamo di amare. Lasciamoci disturbare, perché è Lui che ci vuole visitare, convertire, amare. E sono diverse le testimonianze delle giovani che hanno vissuto con lei. Mi ha trasmesso la sua grande passione non solo per Dio, ma anche per l'uomo ferito, malato, emarginato,
e solo. La sua capacità di lasciarsi coinvolgere nella vita dell'altro, fino a dare il meglio di sé. Ricordo Suor Maria Laura come una persona di ascolto. Capiva le persone e sapeva dar loro fiducia. Piccola, sorridente, disponibile, gioiosa, paziente. Una persona che non ti colpiva subito. Ti rendevi conto dopo. Umile, semplice, quasi insignificante. Normalissima, ma con una carica interiore non indifferente che ti lasciava una traccia. Si è donata alle giovani e sappiamo che è stata tradita proprio da alcune giovani che voleva aiutare. E ci colpisce molto il suo atteggiamento nel momento in cui era veramente trattata con durezza, tradita. Anche in quel momento, Suor Maria Laura dice: Signore, perdonale. Ma questo non meraviglia. Quando abbiamo, dopo la sua morte, conosciuto una lettera che lei aveva inviato 3 giorni prima della sua morte ad una mamma disperata per la morte tragica di sua figlia. Aveva scritto: tutto avviene per un progetto di amore. Certo, per noi è incomprensibile che una tragedia possa rientrare in un progetto d'amore. Ma Dio sa scrivere diritto anche sulle righe storte. Maria Laura ha squarciato quel tremendo buio con la forza della sua invincibile fede. La parola di Dio si è realizzata in lei. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. È la luce che ha vinto le tenebre. Il volto crocifisso di Maria Laura è un grido di luce e di vita lanciato al mondo. Davvero, Maria Laura ha realizzato con gioia la sua vocazione, ha fatto della sua vita qualcosa di bello per gli altri. Questa testimonianza, come anche la successiva che ascolteremo da Suor Carolina, sono lette molto lentamente per permettere la traduzione che sta avvenendo in diretta grazie a delle suore che sono collegate da Roma e dalla Francia.
Siamo invitati tutti a prendere l'immaginetta che avete trovato sul banco insieme al foglio dei canti e recitiamo insieme alle suore la preghiera a Suor Maria Laura. Signore Gesù, Eucaristia, che sei stato la fondamentale ragione di vita per Suor Maria Laura, figlia della Croce, rendici capaci di vivere con la preghiera. Lasciamo ora spazio a Suor Carolina, che ci presenterà brevemente i pannelli che sono stati esposti vicino al fonte battesimale e che resteranno lì visibili fino al 28 febbraio. Semplicemente qualche indicazione per comprendere la mostra che appunto, come ha detto Mauro, resterà qui per qualche giorno. Quindi avete il tempo per poter guardare le immagini e leggere le parole che le accompagnano. Inizia la mostra dal primo pannello. Questo primo pannello ci presenta Suor Maria Laura nella foto che ci è familiare. Il titolo del pannello è Raggio di luce, in sintonia con il momento che stiamo vivendo. Propongo di fermarci a contemplare il suo sguardo, aiutati da una poesia scritta da una figlia della Croce. Maria Laura, il tuo sguardo è così bello. Guarda al di là delle apparenze. È bello perché è rivolto verso l'infinito. Niente lo ripugna, perché in tutti i volti che incontra vede Dio. Il tuo sguardo è bello, perché guarda in alto il cielo blu, in basso il mare nella sua immensità e nel suo mistero. Sì, il tuo sguardo è bello, profondo come il mare. Scruta, illumina coloro verso cui si volge. Il tuo sguardo è ridente, gioioso, di una gioia che non può esserti tolta.
Il tuo sguardo è bello, pieno di tenerezza e di misericordia. Fa cadere tutte le paure, tutte le inquietudini. Luminoso, illumina e libera gli sguardi tenebrosi e accecati dal male. Il tuo sguardo, bello, pieno di amore, si posa oggi su quelli e quelle che hai amato, perdonato, liberato. Che non smetta di posarsi sulla nostra umanità ferita. Il tuo sguardo è così bello, Maria Laura. Uno sguardo che ci apre ad impegnarci per un futuro migliore. Di seguito, con lo stesso colore, ci sono altri tre pannelli. Presentano la figura di Suor Maria Laura. Mi limito a leggere i titoli e ciascuno di voi potrà prendere il tempo di accogliere le parole dei suoi scritti. Chi era Suor Maria Laura? Lei si presenta. Non possiamo realizzare grandi cose. E l'ultimo pannello, il Signore non chiede la riuscita, ma il sì dell'amore. E ora abbiamo dei pannelli di un colore diverso. Vengono presentati i fondatori. Infatti, non si può capire Suor Maria Laura senza conoscere la congregazione, il valore che per lei aveva il suo essere figlia della croce. Visse e diede la vita in coerenza a ciò che questo carisma aveva suscitato in lei. Ecco allora i pannelli che presentano i fondatori. Sant'Andrea Uberto, segnato dalla conversione ad una vita più evangelica, dalle parole di rimprovero che un mendicante gli rivolse sulla scala del presbiterio, diventata la scala del povero. Santa Giovanna Elisabetta, di famiglia nobile, che nutriva fin da giovane un grande desiderio di consacrarsi al Signore. L'incontro di questi due santi, avvenuto durante una messa clandestina a causa della Rivoluzione francese e la persecuzione dei preti rimasti fedeli al Papa, messa celebrata in un fienile con i poveri dei dintorni. Questo incontro segna l'inizio della congregazione. Cambia di nuovo colore, perché seguono i pannelli che presentano in modo sintetico la nostra famiglia religiosa. Il nome Figlie della Croce dice il nostro radicamento nel mistero d'amore di Cristo. Croce ed Eucaristia marcano il nostro carisma e Suor Maria Laura
l'ha incarnato fino in fondo. Come Sant'Andrea Uberto è stato segnato dall'incontro con il povero, Santa Giovanna Elisabetta incontra una donna nascosta in una grotta ai piedi di una quercia. È una povera colpita da un cancro e segnata tanto dalla sofferenza da essere aggressiva e sospettosa di tutti. È la prima ammalata accolta nella comunità delle prime suore a Molant e curata fino alla sua morte dalla buona suora. La grotta della Cancerosa, simbolo dell'amore grande di Santa Giovanna Elisabetta per i poveri. E la storia prosegue, perché lo spirito soffia. La fedeltà a lui porta la congregazione ad aprirsi ai laici che desiderano lasciarsi animare dal nostro carisma. La mostra non chiude con un punto fermo, ma con un interrogativo. La storia continua con ciò che di bello ciascuno di noi è invitato a vivere, aperto alle chiamate sorprendenti dello Spirito. E tu? Concludiamo questo nostro incontro con un canto dedicato a Suor Maria Laura, Raggio di Luce. Siamo tutti invitati a cantare insieme, il testo lo trovate nell'ultima pagina del pieghevole sul banco.
Grazie per questa serata che ci avete permesso di vivere insieme a tutti voi. Grazie al parroco Don Lucio, grazie a tutti gli animatori, grazie a questo coro bravissimo, grazie a tutti voi per la vostra presenza. Suor Maria Laura non è nostra, è di tutti, e siamo tanto contenti se Suor Maria Laura può aiutare ciascuno di voi. È soprattutto della sua parrocchia, la parrocchia nella quale è stata battezzata, ha vissuto, e così come ce l'avete spiegato. Ecco, grazie di nuovo, grazie.